Ciao a tutti! Allora, questa sera con questa luce sembra la Madonna, faremo il jailbreak dell'iPad. Allora, prima cosa, cosa mi serve? iPad, filo, e poi vabbè un computer con Mac, Linux o Windows. E adesso vediamo. Prima cosa, facciamo il backup dei dati. E prima cosa ancora, prima che vi dimentichiate, sbloccate, cioè disattivate che l'iPad o qualsiasi altro vostro dispositivo si blocchi automaticamente. Quindi togliamo sblocco, andiamo, impostazioni, non mi ricordo più, generali, blocco automatico, mai. E così. Qui siamo a posto. Poi colleghiamo uno e due. Cucù, siamo sempre noi. iTunes, bla 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 bla, è disponibile la nuova versione 6.1, perché io ho la 6.0.1, ma io non voglio la 6.1, mi tengo quella vecchia, quindi annulla. Ah, vi ricordo, io ho un iPad 2 3G, quindi ora facciamo il backup. Effetto backup adesso. Partito. E voilà. Backup fatto. Usciamo da iTunes. Andiamo sul sito, che vi ricordo che l'unico originale è questo. Qui facciamo il download per il nostro sistema operativo, in questo caso io ho Mac, quindi ho già fatto il download. Qui vi dice varie istruzioni, vabbè, questi sono altri link per scaricare programma, requisiti, 5 minuti del tuo tempo, un computer che abbia Windows, Mac o Linux, iPhone, iPad con iOS 6.0 o 6.1 e cavo USB, quello che vi ho già spiegato all'inizio. Poi, importante, fate il backup del vostro device. Disabilitate il blocco automatico e poi naturalmente non fate partire iTunes mentre state facendo il processo. E adesso installiamo. Dov'è finito? Molto importante, c'è scritto readme, leggetemi, che alla fine ripete un po' quello di prima. Ecco, quello che può essere interessante, i firmware supportati sono 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.1, e qui vi ripete di nuovo le istruzioni di prima, di fare il backup. Lo leggo adesso perché non l'ho ancora fatto, Disattivare iTunes, di nuovo togliere il blocco automatico, lanciare Vesium plugin sul tuo device e cliccare jailbreak. Siediti, osserva e aspetta il processo.
Se per caso si dovesse bloccare, bisogna rifar partire il programma e rifar partire il device. Bene. E pronti partenza, via. Parolina magica, jailbreak. Si sta connettendo, sta ricevendo informazioni dal device. Per ora sull'iPad tutto tace. Figo, Jack Frost. Vediamo se ci vanno veramente 5 minuti. 23 e 20. Siccome non voglio far aspettare 5 minuti, io metterò il video in pausa. Ho ripreso l'installazione perché sta facendo il reboot. Difatti l'iPad si è spento e si sta riavviando. Cosa importantissima, non toccate niente. Per ora coi tempi siamo giusti. Dovrebbero mancare 2 minuti. Allora, adesso dice di sbloccare il device e fare unlock. Vediamo. L'icona del jailbreak. Eccola qua. E di farci tap. Ta-da! 23-24. Per i non anglofoni, il jailbreak è completato. Il device verrà fatto ripartire. Un po' di volte finché non verrà completato il processo. Molto alla Matrix. Intanto di qua dice che è finito e si può uscire, quindi usciamo. Attendiamo qua.
23-25. Qualcosa si è andato storto. Perché? 23-30. E questo è morto così. Quindi. Adieu. Adesso riproviamo a dargli la scossa. Sì, il problema è che sto filmando col cellulare, quindi non è che... Boom. E power. Teniamo premuto. Ma normale che io abbia la sfiga. Pazienza. Quindi se capita anche a voi, vediamo cosa possiamo fare. Adesso qualcuno sta dicendo: ah, gli è morto l'iPad. Così impara a fare il jailbreak. Risusciterà. Visto? Non spiate il codice. Vediamo se c'è ancora così, no va. No. È apparso Cydia comunque. Però proviamo ad aprirlo, ma è meglio rifare tutto. Bla 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 bla, sì, in effetti. Poi. Non ci vedo. Rimettiamo in pausa. Sopravvissuto. Mo. Proviamo a riaprirlo. Chi sei? Naturalmente se siete un utente base non me ne frega niente delle altre cose, fate utente. Fatto. Adesso ci metterà un po' perché si aggiornerà tutti i suoi cosi. Tutte le sue packages. E non vi conviene toccarlo quando sto facendo questo lavoro.
Comunque in ogni caso quando tutto va bene dovrebbe apparire quel fondo che sta scritto, che vi riconosce. Nonostante l'errore che abbia dato prima, io lo provo così per domani. Al limite rifaccio tutto. Tanto comunque il video era per farvi vedere come fare tutto il processo, quindi dovreste riuscire a farlo. Intanto lui scarica, scarica. Oggi siamo a Mongola, ma se guardo dal cellulare non riesco. Avevo già un account, quindi per curiosità vediamo se si ricorda di me. Comunque poi come al solito dovete aggiungere altre sorgenti perché qua ci sono solo queste. Magari me ne lascio qualcuna nella descrizione del video. Le più usate, insomma. E adesso io me ne vado a dormire. Questo video abbastanza cagare, però per chi non ne capisce niente di come fare il jailbreak penso che sarà utile. Quindi addio, mi raccomando, fate il jailbreak, è cosa buona e giusta.